Occhiuto, ASP Vibo paga decenni di abbandono. La decisione del Consiglio dei Ministri, che ha deliberato in considerazione della necessità di proseguire nell'opera di risanamento dell'azione amministrativa rispetto agli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, l'affidamento per la durata di 18 mesi dell'amministrazione dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia a una commissione straordinaria, purtroppo non ci sorprende. L'accesso agli atti chiesto mesi fa era stato da un primo chiaro campanello d'allarme, così in una nota il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. L'ASP Vibonese, aggiunge Occhiuto, paga decenni di abbandono e di mala gestione. Per troppo tempo sono state prodotte scorie radioattive che solo grazie all'intervento fermo e deciso dello Stato potremo smaltire più velocemente e in modo efficace. Il provvedimento del CDM si riferisce a fatti avvenuti tanti anni fa. Noi negli ultimi 3 anni abbiamo tentato di far andare avanti un'azienda di enorme difficoltà. Ringrazio il commissario straordinario, il generale Antonio Battistini, per l'ottimo lavoro fatto nell'ultimo anno e mezzo. Sotto la sua gestione, l'ASPA ha avviato un positivo percorso di risanamento aziendale, con azioni concrete e per nulla scontate. Dall'approvazione del bilancio alla stabilizzazione del personale, dalle iniziative per abbattere le liste di attesa alla riorganizzazione della farmacia territoriale, fino al potenziamento della neuropsichiatria infantile. L'azienda, voglio sottolinearlo, si è costituita parte civile proprio nel processo penale Maestrale Cartago contro tutti i dipendenti dell'ASP coinvolti, nonché contro gli aggressori del personale sanitario. La Regione Calabria e la struttura commissariale che guido, dice ancora il Presidente della Regione Calabria, sono a disposizione dello Stato. Con una proficua collaborazione tra istituzioni riusciremo, ne sono certo, a traghettare l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia verso la normalità.